Buona giornata a tutti, Salve a ci tutti. parla Claudio Simoni, insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Allora, Francesco, intanto che microfono hai che ti cavo uno? Dunque, io dovrei avere il microfono Perfetto, 2. perfetto, perfetto. Bombo. Allora, noi siamo qui con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo come ogni giovedì. Oggi faremo una trasmissione lunghissima, nel senso che manca Mario e il posto di Mario lo copriamo noi, insomma. Allora, innanzitutto non prendiamo le telefonate, per cui chi si affanna a telefonare non ha nessuna importanza. Cioè, le telefonate prendiamo dopo. Dopo vi spiegheremo anche le modalità. Praticamente in questa trasmissione facciamo questo. Andiamo avanti fino alle ore 17, parlando di magia, stregoneria e paganismo, la solita trasmissione. Prendiamo le telefonate un po' più tardi, per il momento non prendiamo le telefonate. Dopodiché, alle ore 17 mettiamo su una cassetta una storia che mi ha portato a diventare apprendista stregone attraverso delle canzoni del tempo, dell'epoca o anche più recenti, che però c'entrano alcuni sentimenti, alcuni modi di essere. Naturalmente quella sono le mie cose, nel senso che non è che tutti quanti devono aver fatto quelle cose, quella è le mie cose. Cos'è che unifica invece quello che ha fatto cose magari completamente diverse dalle mie o completamente diverse e nonostante questo è diventato una apprendista stregone? È l'attenzione, la passione, il suo modo di vivere la vita, il suo modo di percepire il mondo. Io ho fatto questo, per cui vi presenterò questa alle ore 17. Naturalmente uno può aver fatto una strada completamente diversa ed essere arrivato anche allo stesso punto. Sono dei passaggi della vita, l'importante è coinvolgere se stessi. Alle ore 18 invece vi leggerò Viaggio a Ixlan e vi parlerò dei fantasmi della vita. E alle ore 19 continuiamo con i nostri spiriti. D'altronde per diventare pagani non serve certo fare la circoncisione come fanno i monoteisti, no, assolutamente. Non ci serve bisogno di questo. E neanche di fare la comunione. Certo, non c'è niente. Cioè non si diventa pagani perché si fa la comunione, insomma. E neanche perché ci sottomette a qualcuno, no? Esatto. Bene, io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale. Ah, naturalmente tutto questo programma può saltare qualora venga Mario, cioè nella misura in cui qua arriva Mario, naturalmente tutto questo programma che io ho preparato perché Mario ha detto che non c'era, se lui dovesse dire no, oggi ci sono, naturalmente esatto, questo salta, questo deve essere chiaro. Allora, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sui politisti è il casella postale 53 Marostica Vicenza e questo segnatevelo. Sì, ricordiamogli su internet che visto che lo diamo ogni tanto lo diamo. Allora, per chi vuole visitare ci sono diversi siti su internet dell'istituto, al momento sono 4, comunque do il sito principale, poi ci sono tutti quanti i links agli altri siti. Comunque allora http://utenti.tripod.it/studipoeteisti/. Ecco, così voi arrivate sull'indice dell'istituto, all'interno del sito ci sono i link agli altri siti, c'è parecchio materiale, sul sito dell'istituto c'è anche i manifesti di Claudio Simeoni, perciò chi non li ha avuti se li può scaricare tranquillamente da internet che sono là a disposizione, e c'è materiale sparso in giro per altri siti. Comunque c'è una pagina con scritto links ad altri siti, uno entra e cliccando lì riesce ad andare tranquillamente su altri siti. Ricordo la lista di discussione, che per me io reputo fondamentale visto che sta avendo un discreto successo. Praticamente cos'è una lista di discussione su internet? Praticamente è una registrazione della propria indirizzo di posta elettronica a cui uno aderisce, può inviare dei messaggi e ricevi messaggi da tutti quanti gli altri che hanno aderito alla lista di discussione. Praticamente è una lista di scambio di dati, di informazioni, di commenti, di qualsiasi cosa. Io scrivo, gli altri ricevono tutte quante le mie comunicazioni e ricevono le comunicazioni degli altri. È una forma di dibattito appunto virtuale. Allora, per registrarsi sulla lista di discussione ricordo l'indirizzo che è http://paganesimo.listbot.com. Ecco, io chiudo il parentesi internet visto che ogni Perfetto. Tanto vale la pena di ricordarla. Vale la pena, sì, anche perché adesso internet non è più necessario pagare l'abbonamento, cioè esistono dei provider che fanno gratuitamente dei siti e danno gratuitamente l'accesso a internet, per cui un po' alla volta questo sistema di comunicazione diventerà meno costoso che non spedire una lettera, per cui se è ovvio che bene o male, anche se voi andate in America o volete avere contatti in America, in Inghilterra eccetera, sarà una roba importantissima, cioè non sì, no, ma infatti anche cioè, il costo di internet non serve soprattutto per
nel ricordo quei pagani che sono fuori, esatto, dell'Italia o sono sparsi per l'Italia, perché logicamente sono pagani che sono distanti di centinaia di chilometri e non è la possibilità di vedersi come con Claudio quasi ogni giovedì, cioè, sarebbe un po' più scomodo. Di conseguenza questi strumenti servono sia per chi abita nel Veneto e ascolta Radio Gamma 5, e sia anche per chi ne è fuori, di conseguenza può avere le tracce delle conferenze, sì, delle trasmissioni e così via, perché ad esempio tutte le conferenze sono disponibili, i testi integralmente, le tracce delle conferenze sono disponibili su internet, cioè uno ad esempio non ha avuto la conferenza, vuole la traccia della conferenza, va su internet, si prende il testo, se lo stampa, se lo scarica sul suo computer e fa quello che vuole. Di conseguenza non ha anche bisogno di telefonare qui in radio, dire Claudio fammi le fotocopie, mandami questo, mandami quello, lì trova tutto e prende quello che vuole. Certo. Bene, detto questo, io sto chiudendo, per quel che riguarda me personalmente, non l'istituto, l'istituto continua avanti, la lista delle persone che vengono al rito sull'altipiano di Asiago. Perché la sto chiudendo? Perché i contatti ormai li avevamo presi, le persone che hanno aderito sono state messe in elenco, ci sono alcune persone che abbiamo visto qua in radio, che abbiamo visto in giro, che non si sono più fatte vive. Se queste persone si faranno vive, sono 3 o 4, insomma non di più, possiamo discutere per far venire su. Se non si faranno vive, per noi il discorso è chiuso. D'altronde io fra poco andrò in ferie, io sono irrintracciabile, cioè nel senso che non verrò rintracciato, e dopodiché non ho più la possibilità di iscrivere altre persone o di aggiungere altre persone. Lo può fare però l'istituto, se contatta qualcuno. A Marostica, anche quella persona che mi aveva telefonato per esempio da Cittadella può tranquillamente mettersi in contatto con l'istituto, cioè gli posso passare i dati per mettersi in contatto con l'istituto. Per cui voglio dirvi questo, se volete mettervi in contatto ancora per l'altipiano di Asiago, tenete presente che fra poco io chiudo da parte mia le iscrizioni. Dopodiché però continua Francesco, continua dopo Claudio, insomma, non abita lontanissimo, cioè non fa le ferie lontanissime da casa mia, no, perciò insomma possiamo anche trovarci facilmente. No, è anche questo, io ogni giovedì ricordate che sono in trasmissione, cioè non è che io le trasmissioni ci sono, per cui se uno dice io ti becco il giovedì, viene giù, se noi il rito non l'abbiamo ancora fatto possiamo mettersi d'accordo, insomma. Bon, detto questo passiamo all'ultima cosa che è l'8 per 1000. L'8 per 1000, mi raccomando, firmate per lo Stato, non firmate per la Chiesa Cattolica, mi raccomando. Anche perché appunto voglio ricordare che l'8 per 1000, la firma scade con la presentazione dei redditi il 3 di agosto, c'è tempo moltissimo proprio per quanto riguarda firmare l'8 per 1000, di conseguenza firmate per lo Stato anche se qualcuno può dare spessere. E soprattutto voglio ricordare una cosa, cioè è importante in questo momento firmare l'8 per 1000 per lo Stato anche per il discorso dell'approvazione del finanziamento alla scuola cattolica. Lo stanno facendo appunto passare come finanziamento, come detrazione d'imposta, come detrazione onere deducibile e così via. Io voglio ricordare cosa ha detto il Cardinale Ruini fa. Il 27 novembre del 98, il Cardinale Ruini fa 4 milioni per alunno. Questa è la cifra che lui vuole. Vi racconteranno qualsiasi storia, diranno qualsiasi cifra, alla fine non è che daranno i soldi alle famiglie, ma li daranno alla Chiesa Cattolica. E Ruini ha detto, il 27 novembre 98, 4 milioni per alunno, fra virgolette, ho qui il ritaglio stampa, me lo sono portato volutamente, benissimo, lui ha chiesto e qualcuno sta esaudendolo. E ricordate che alla fine i soldi non andranno alle famiglie e le famiglie potranno scegliere, alla fine verranno dati direttamente alle scuole. E come noterete, nessuno ha il coraggio di opporsi a questo, anzi tutti sono contenti perché appunto logicamente la Chiesa Cattolica potrà ricompensare. Ma al di là di un discorso politico, è la gravità che lo Stato rinunci alla possibilità di dare una cultura che non sia di tipo religioso, di tipo fondamentalistico. Io non chiedo allo Stato che faccia un'educazione di tipo pagano o di tipo politeista, questo non lo chiedo, cioè non vado a chiedere questo, però a me interessa che alle persone venga data la possibilità di formarsi una formazione culturale il più possibile indipendente, che gli vengano date tutte le possibilità, perché logicamente, certamente in una scuola ci sarà qualcuno che sarà di tendenza cattolica, ma se la scuola è laica, lo Stato ha la possibilità di intervenire e di correggere questo, di obbligarlo a rispettare delle leggi. Nel momento in cui la scuola sarà totalmente confessionale, non so cosa diventerà la scuola. Vi ricordo una cosa, e noi facciamo tutte le battaglie di libertà che ci è possibile fare con gli strumenti che abbiamo per farle. Questo non significa che
per noi è essenziale vincere quelle battaglie a tutti i costi. Noi le facciamo per sviluppare il sistema sociale, per costruire al meglio. Però ricordatevi bene che se questo sistema sociale diventerà una fogna perché si rinuncia ad affrontare le proprie battaglie, noi comunque, come pagani, come apprendisti stregoni, ci diamo gli strumenti perché anche nella fogna riusciamo a costruire il nostro cammino di libertà. Per cui noi facciamo le battaglie per il sistema sociale. Se il sistema sociale però rinuncia alle battaglie, rinuncia a determinare se stesso e accetta condizioni di vita infami, noi come pagani e apprendisti stregoni comunque ci diamo gli strumenti perché anche in quella condizione di vita obbrobrioso, orribili e infami possiamo costruire una vita decente. Questo ricordatevelo sempre. D'altronde il paganesimo ha sempre vissuto, ha sempre sopravvissuto, ha fatto di tutto per mantenersi e l'ha sempre fatto. Nonostante state le distruzioni dei templi, nonostante le persone uccise, nonostante l'inquisizione, perché appunto il motivo dell'esistenza del paganesimo non è tanto quello di creare una struttura religiosa, di creare una chiesa, di creare una gerarchia, ma è quello di creare la libertà nell'uomo. Di conseguenza, finché ci sarà lo spirito di libertà, ci sarà sempre il paganesimo. Non c'è bisogno di questi spazi, diciamo, sociali. È una necessità che logicamente, se esiste uno spazio sociale, se esiste un ambiente che è propenso, che è più tranquillo, è più facile che le persone si riescano a realizzare meglio, perché logicamente la nostra realizzazione è più facile rispetto all'inquisizione, perché appunto è una condizione ambientale, però nulla toglie che anche durante l'inquisizione c'era chi riusciva a realizzarsi con più fatica, con più impegno, con più rischi, però lo faceva. Con più attenzione. Di conseguenza cosa succede? Che noi benissimo possiamo accettare anche, diciamo, una sconfitta sul discorso dell'8 per 1000 e sul discorso della Chiesa Cattolica che prende le scuole, perché ci sarà sempre chi avrà dentro di sé la volontà di essere libero e combatterà per essere libero e per realizzare se stessi. Non è che non siamo sconfitti perché vincerà l'impero la parità. Noi è una battaglia secondaria per noi, marginale, è soltanto per creare l'ambiente, ma se l'ambiente appunto degenera, noi avremo sempre la possibilità di continuare la nostra azione. Certo, cioè, no, non è questo che ci fa. Naturalmente il sistema sociale ha perso un'occasione, sappiamo che ha perso un'occasione, tutto qui. Bene, cominciamo con gli oracoli caldaici, allora andiamo avanti con gli oracoli caldaici un po', poi continueremo, cominceremo con la rassegna stampa e continueremo a prendere le telefonate. Allora, per gli oracoli caldaici siamo arrivati al 57, al frammento 57. Io ho continuato, sono arrivato a scrivere il frammento 108, per cui penso di finire gli oracoli caldaici forse per inizio del prossimo anno. Per cui pensate un po' quanto vi romperò le scatole con gli oracoli caldaici, eppure è essenziale. Frammento 57 dice: a proposito, faccio una piccola divagazione. Io sento ogni tanto che c'è un imbecille qui in radio che telefona per disturbare le varie trasmissioni e l'ultima volta, questa testa di cazzo, ha citato il Parmenide. Allora, voglio dire chiaramente a tutti quelli che si leggono il Parmenide, il Timeo, cioè i dialoghi di Platone, il Parmenide in particolare, che il Parmenide è una cazzata mostruosa. Perché è una cazzata mostruosa? Perché tende a far diventare uguali i diversi. Cioè c'è la discussione fra sto Zenone e sto Parmenide in cui Zenone sostiene l'unico, no? Cioè la coscienza universale, mentre invece sto Parmenide considera gli dèi, cioè considera le varie divinità esistenti, no? E naturalmente in tutto questo gioco entra dentro Platone, che dice dall'uno le idee poi si trasformano in dèi, le idee trasformano la realtà, cioè diventano le cose, diventano l'esistente. Più o meno questo è il discorso, è un po' più complicato, ma comunque diciamo che è questo. Allora, prima di tutto è sbagliato in partenza, perché l'unico su cui si percepisce l'universo non ha coscienza, è l'energia vitale, ma perché è l'elemento fondamentale dell'universo, per cui tutto è composto da quella, in strutturazione diversa, ma noi non ce ne fotte niente dell'energia vitale, ci fotte della coscienza, cioè ciò che determina se stessi. Cioè, il fatto che l'inconsapevole sia la base di tutto l'esistente, questo non ce ne frega assolutamente niente, perché l'inconsapevole non ha nessuna relazione con noi se non il fatto che noi ci appropriamo o ci espandiamo in esso. Ciò che noi ci interessa è ciò che da inconsapevole passa a consapevole, cioè sono le consapevolezze che ci abbiamo intorno. Per cui il fatto che un Platone faccia un casino terribile fra ciò che è inconsapevole, ciò che è consapevole, e non si renda conto che dall'inconsapevole si passa al consapevole, beh, tutto il filologico di tutta la sua partenza è tutta una cazzata. È una cazzata.
naturalmente lui non poteva fare diversamente, cioè nel, dati i presupposti, lui è un genio, indubbiamente, per dati quei presupposti, quelle, solo quelle potevano essere soluzioni. Però questo non significa che non sia una cazzata, è una cazzata nei presupposti. Allora, citare queste porcherie, perché sono delle porcherie, per contrapporle al paganesimo, per contrapporle a una filosofia diversa, è da imbecilli. È chiaro questo? È da imbecilli. Cioè ogni filosofia si regge su dei presupposti propri. Sì. Non si può giocare ai bussolotti. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Sopra qualcuno mi dice, ma il Gadatto degli imbecilli è Platone. No, io gli sputavo anche un occhio veramente, perché io sono... più vicino alla gente, insomma. L'abbiamo detto anche altre volte, lo ripeteremo, cioè considera che la falsificazione è fatta dai cristiani, dai monoteisti di Platone, perché ad esempio se tu prendi nel campo della mitologia, certo, troverai decine di preti che pur rimanendo preti andavano a studiare mitologia. Di conseguenza il ricavato della mitologia che ti illustrava un prete è ben diverso da come l'affronterebbe un pagano. Tanto per essere chiaro, poi io più che Platone punto su Pirrone. Pirrone non ha scritto niente, però per me Pirrone, siccome è dello stesso periodo, grosso modo, più o meno. Sì, ma di fatto nel caso di Platone, sai, quando un autore doveva pure essere tramandato, però dava fastidio, c'era sempre bisogno di correggerlo, perché era in errore. Mistificazioni sono talmente tante che è una roba obbrobriosa. Più grande della menzogna che esiste un Dio unico e creatore, cioè penso che da chi parte da questo principio si possa aspettare di tutto. Sì, ma infatti fa parte della fantasticheria, no? Della fatalità, della capacità di menzogna. Di quello che è la superstizione viene fatta diventare santa attraverso l'imposizione. Tu prova a pensare a un cristiano che parte, qual è il suo presupposto? Dire esiste un Dio unico ed esiste un Dio creatore. Partendo da questo, da questa menzogna, da questa balla, cosa ne può ricavare? Anche sulle cose più spizze, anche dal punto di vista esistenziale. Cioè, esatto. Quali possono essere le conseguenze? Le più tragiche, le più assurde. Possono esserci delle conseguenze comiche, ma può arrivare a falsificare anche tutta quanta la vita degli altri. Perché infatti adesso vediamo, ad esempio, il discorso che c'è, che cominciano a tirare fuori vicino al discorso del 2000, che esiste l'inferno, che esiste il paradiso, che il mondo finirà. Cioè, questo glielo risparmio ai radioascoltatori, perché io sta roba qua l'avevo preparata. L'avevo preparata con quello che mi avevi dato tu l'altra volta dei tanti santi fatti da Wojtyla. In realtà c'è una guerra in corso che è pesantissima, fatta da Chiesa Cattolica, non solo sul gioco dei santi, ma anche sul gioco della centralizzazione di quello che è l'inferno, il paradiso, cioè che è una roba a mettersi a mani i capelli, è divertentissima, ma è da mettersi a mani i capelli. In realtà ciò che a loro sfugge è che l'essere umano non è quella macchina che loro pensano, cioè loro pensano all'essere umano come una macchina. È creato da Dio, perciò è una macchina. Per cui mettendo dentro una variabile dice sicuramente questa è solo questa risposta, ma è il meccanicismo cattolico, insomma, lo conosciamo come. E il problema è questo, che io ne ho già parlato con un amico, ma in effetti può far riflettere tutte le persone che sono in ascolto. Noi facciamo finta che l'essere umano abbia il condizionamento educazionale attuale costruito negli ultimi 2000 anni, no? Più o meno, diciamo così. Facciamo un'ipotesi, che è l'ipotesi minima, proprio meccanicistica, miserabile, che l'essere umano viva come specie da 2 milioni di anni. Facciamo l'ipotesi, d'accordo? Allora, se questo condizionamento educazionale si è costruito in 2000 anni, significa che nell'essere umano ci sono 1000 condizionamenti. Cioè ci sono 1000 strutture con cui l'essere umano ha affrontato il mondo e queste 1000 strutture si sono trasferite all'interno del suo DNA, della sua percezione, del suo modo di essere. Figuriamoci se un elemento nella condizione di adesso può incidere sulla percezione dell'essere umano. Sì, non può solo falsare l'esistenza delle persone che ci credono, ma basta questo, ma non può modificare l'essenza della natura dell'uomo. Assolutamente, loro non riusciranno a farla sparire, a scomparire. Cercheranno di creare menzogne, creeranno illusione, andranno a falsificare, faranno qualsiasi gesto criminale pur di giustificarlo, ma non riusciranno assolutamente ad affermarlo e a realizzarlo. Bene, passiamo agli oracoli caldaici. Allora, frammento 57. Il padre soffiò i 7 firmamenti dei mondi. Che bello. Per gli oracoli caldaici, i pianeti del sistema solare erano 7. 7 sono le nature che da questi si possono sviluppare, 7 sono i Giove per ogni pianeta, 7 sono le possibilità della vita nel sistema solare, 7 sono le Rea,
tutte legate alla stessa tensione che Rea splenda nel rigoglio dell'essere terra, sia che sia pronta come un essere giaguaro in agguato sul pianeta, pronta a cogliere la sua opportunità nel momento stesso in cui si presenta. Le possibilità della vita sono opportunità che necessità e intento costruiscono per trasformare l'inconsapevolezza dell'energia vitale in coscienza di sé. Per gli oracoli caldaici ci sono 7 possibilità di sviluppo dell'essere della natura nel nostro sistema solare. Sono mondi ed opportunità sulle quali i veggenti caldaici concentrano la loro attenzione nel momento stesso che, osservando i moti dei pianeti notte dopo notte, su questi concentrano il loro sentire, e quel sentire percepì la stessa forza, le stesse tensioni, le stesse determinazioni che dall'essere terra si dirigeva nei loro confronti. I 7 pianeti degli oracoli caldaici erano l'essere terra, l'essere luna, l'essere mercurio, l'essere venere, l'essere marte, l'essere giove e l'essere saturno. Oggi sappiamo che ci sono altre possibilità, ma quelle possibilità erano fuori dalla loro ragione, del loro sguardo, e su quelle possibilità non concentrarono la loro attenzione. Nemmeno noi possiamo porvi il sottile sguardo dell'intuire, possiamo soltanto osservarli mediante degli strumenti. Verrà un giorno che da pianeti più vicini a quelli potremo concentrare lo sguardo del sottile intuire su di loro e percepire le tensioni, i bisogni e le determinazioni. D'altronde, gli stessi caldaici non potevano distinguere la separazione, ad esempio, fra la coscienza di sé delle grandi esseri lune di Giove dalla coscienza di sé di Giove stesso, come al contrario fecero una distinzione fra la coscienza di sé dell'essere luna con quella dell'essere terra che più vicina sollecitava i loro sensi. C'è un universo di coscienze che ci circondano e che marciano nell'infinito dei mutamenti. Per una coscienza di sé sulla quale noi puntiamo la nostra attenzione, 10.000 altre ci sfuggono o non entreranno mai nella nostra attenzione. Dunque il padre soffiò i 7 firmamenti dei mondi. E passiamo al frammento 58. Il fuoco del sole fissò nella sede del cuore. Allora, il fuoco del sole è messo fra parentesi e puntini puntini fissò nella sede del cuore. Tutto qua il frammento, eh? Cosa vede il veggente quando, alterando la percezione, osserva gli esseri umani superando la forma e la descrizione? Vede frammenti di essere sole che dai loro cuori si irraggiano nel circostante. Ogni coscienza di sé è visibile come un frammento di luce solare, un frammento che si muove in modi diversi e con sfumature di luci diverse. Vedere questo non modifica la visione che gli esseri umani hanno. A proposito, secondo Castaneda, uno degli ultimi libri, diceva che la luce degli esseri umani in questo momento è biancolatea. In effetti è vero, ha l'accentuazione biancolatea. Gli esseri umani più antichi avevano un'accentuazione bianco, ma dava sul verdino. Quelli ancora più antichi, cioè della generazione ancora precedente, dava invece sull'ambrato. E dice che il cambio del colore è il cambio della consapevolezza umana, cioè i vari passaggi che fa l'umanità. Vedere questo non modifica la visione che gli esseri umani hanno nella loro organizzazione descrittiva della ragione, ma li porta a considerare che quanto li circonda è uguale a se stessi, attraversato dalle stesse tensioni e della stessa luce propria dell'essere sole che brilla in ogni essere della natura. Il cuore come centro del sentire, il cuore come centro della tensione espansiva dell'individuo, il cuore come sede del sottile intuire che relaziona l'essere umano con l'infinito intuibile che lo circonda. Le linee di tensione che attraversano il mondo e che dal mondo sollecitano l'intuire soggettivo affinché ad esso si apra. Gli dèi del mondo che ci circondano sollecitano l'essere umano ad usare l'intuire, l'intuibile, per costruire le relazioni con essi. Gli dèi del mondo circostante che tentano di comunicare con l'essere umano affinché svegli il Dio che dorme dentro il suo cuore e affronti l'esistenza come un Dio anziché come un miserabile che attende la fine della sua esistenza. E questo è fissò nella sede del cuore. Il cuore è un centro, un chakra, un centro di energia che non è soltanto un qualcosa che pulsa, una pompa del sangue, è un centro del sentire vitale. E passiamo al frammento 59. Puntini puntini, cosmo solare, puntini puntini, luce totale. Puntini puntini.
La coscienza è fuoco ed è luce, una luce che si muove in modo vorticoso, che sembra quasi fiammeggiare, tanto è l'ardore dell'espansione che trasmette al veggente. E l'intento del cosmo è terminius, come se l'opacità brillante dell'energia vitale fosse avvolta da fuoco della conoscenza e della consapevolezza, l'incendio delle conoscenze e della consapevolezza che si espande nell'universo. Questa è una visione che appartiene solo ai veggenti. E passiamo al frammento 60. Fuoco, emanazione di fuoco, puntini, 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 e ministro del fuoco, puntini, puntini, puntini. In questo frammento continua quanto è detto nel frammento precedente. Non solo il cosmo prende fuoco, travolgendo l'inconsapevolezza della coscienza e della consapevolezza soggettiva, travolgendo l'inconsapevolezza della conoscenza e della consapevolezza soggettiva, ma il fuoco della coscienza di sé, che poi è il fuoco della vita, si propaga quasi fosse un contagio. Lo sviluppo della coscienza di sé deve essere un atto di volontà, un atto di sviluppo dove il gioco degli equilibri all'interno di tutte le specie deve garantire lo sviluppo delle specie che altre specie contengono. Così gli esseri umani nel corso del loro sviluppo non possono devastare l'intera oggettività nella quale vivono, in quanto comprometterebbero lo sviluppo e la direzione in cui avviene lo sviluppo dell'essere natura. Inoltre il fuoco deve essere attizzato, la consapevolezza non si deve affievolire, la strada che conduce a libertà deve essere sempre sgombra di ostacoli, le pietre devono essere accudite. Questi sono i ministri del fuoco, coloro che tengono libere le strade da intoppi, frane o devastazioni varie. Costoro sono i ministri del fuoco che agevolano il viaggio ai viaggiatori lungo la strada della conoscenza e della consapevolezza. Costoro, assieme ai costruttori di ponti, sono gli psichisti, questi esseri umani che, alimentando il fuoco che cresce dentro di loro, alimentano il fuoco fra gli esseri del sistema sociale in cui vivono. I psichisti sono i guardiani contro le devastazioni, sono i guardiani contro il tentativo della sottomissione che costruisce le devastazioni nel cuore degli esseri umani e nei sistemi sociali in cui questi vivono. I psichisti sono i costruttori del paganesimo politeista, in quanto, aprendo il cuore degli uomini, attizzano il loro intuire affinché colga il fiore dell'intuibile che dal mondo circostante giunge loro. Fuoco, emanazione del fuoco e ministro del fuoco. Questo è il senso. E passiamo al frammento 61, che è un frammento frammentato, tanto per giocarcela. Il frammento 61 è diviso in quattro parti, A, B, C e F. Probabilmente manca qualcosa di mezzo. Pezzo A. Corso etereo e slancio immenso della luna, aeree correnti. Frammento B. O, etere sole e respiro della luna, guide dell'aria. Frammento C. Di cerchi eliaci e di fanfare lunari, gonfi d'aria. Frammento E. Porzione di etere sole e luna e di tutto ciò che fluttua con l'aria. Frammento F. Puntini, puntini, puntini e ampia distesa dell'aria e corso della luna e quello sempre mobile del sole. Bene, vediamo un attimino il commento a questo. L'oggettività in cui si muovono le coscienze di sé dei pianeti e degli astri appaiono al veggente come immersi in aria e venti. Non è il vuoto siderale che i caldei probabilmente nemmeno consideravano in quanto loro ignoto, ma è il mare dell'energia vitale che tutto avvolge e che può essere rappresentata nel mondo della ragione come un'atmosfera siderale nella quale le coscienze di sé dei pianeti si muovono. Gli egiziani la descrivevano come acqua. In percezione alterata, quanto si scorge viene descritto nella ragione attraverso gli elementi propri della ragione. Quando c'è una ragione ricca e piena di elementi, gli oggetti usati per la descrizione tendono a dare un'idea più precisa del percepito. Quando una ragione è povera, o meno istruita, meno informazioni, allora anche il percepito viene descritto attraverso elementi poveri. Le aere correnti dell'essere luna sono le forze all'interno delle quali ella costruisce i propri adattamenti soggettivi alle variabili oggettive incontrate. È l'esercizio delle sue determinazioni nelle quali si lancia per costruire l'infinito delle sue determinazioni.
le sue trasformazioni, veramente è questo, dovrò correggerlo. Quali queste siano, appartiene soltanto all'essere l'una, quella conoscenza. Quali queste siano, appartiene soltanto all'essere l'una, al suo divenuto. Noi possiamo soltanto considerare la sua presenza come parte dell'oggettività nella quale viviamo e ci adattiamo. C'è un elemento comune ed è il respiro. Il respiro degli esseri della natura è uguale a quello dell'essere l'una, non tanto per l'atmosfera inalata, ma per l'energia vitale che dall'essere sole si irraggia nello spazio e che tutti gli esseri assorbono, emettendone a loro volta per alimentare le loro trasformazioni. Nello stesso tempo, dalle emanazioni dell'essere sole, dell'essere sole, come del resto dalle emanazioni di qualsiasi altro essere, sono guidati gli esseri nelle loro infinite trasformazioni. Sia che questi respirano direttamente l'energia vitale, sia che la respirano in maniera indiretta attraverso l'assorbimento di altri esseri. Il respiro non è solo l'atto attraverso il quale l'essere della natura assorbe ossigeno dall'atmosfera terrestre, ma è anche l'atto attraverso il quale gli esseri, qualunque sia la loro specie, assorbono l'energia vitale dal circostante e ne emettono a loro volta. I cerchi eliaci altro non sono che le rotte dei pianeti attorno all'essere sole. Questa fanfara di astri altro non è che un canto di divenire e di trasformazione sia degli esseri pianeti che dell'essere sole stesso. Ogni coscienza di sé costruisce i propri adattamenti soggettivi alle variabili oggettive incontrate e il sistema sociale in cui viviamo ha costruito i propri adattamenti soggettivi alle variabili oggettive che ha incontrato per predisporsi al meglio e continuare il proprio sviluppo nell'infinito dei mutamenti. Questa parata di esseri pianeti attorno all'essere sole permette loro di respirare l'energia vitale che l'essere sole emette nell'atmosfera e a loro volta possono inviare all'essere sole le trasformazioni che essi hanno indotto nell'energia vitale che da loro viene emessa nello spazio. La visione del moto degli esseri pianeti e degli astri si fa sempre più articolata. Non sono solo gli esseri pianeti a muoversi, ma è l'essere sole che si muove nel vasto oceano dell'energia vitale come se si muovesse nell'aria. Il veggente incontra questa visione perché egli ha sviluppato il Dio che cresce dentro di lui. Egli scorge le tensioni che crescono dentro di lui nel mondo circostante del quale è diventato parte. Egli ha aperto il suo cuore consentendo all'intuibile di intuire quanto lo circonda. Egli ha svegliato il dormiente dentro di lui e questi può intuire ogni intuibile e trasmetterlo alla ragione prendendo da questa gli elementi attraverso i quali descrivere quanto viene intuito. E passiamo al frammento 62. Puntini, 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 eteri degli elementi, puntini, puntini, puntini. La parte eterea dell'elemento è quanto noi percepiamo oltre il fenomeno dell'elemento stesso. La parte eterea di un essere della natura è il suo corpo di energia vitale, la parte che continua dopo la sequenza dei mutamenti. Gli elementi di quanto ci circonda è descrizione della forma e descrizione dei fenomeni percepiti, ma questi non sono il prodotto di monadi che producono quei fenomeni. Quando la nostra ragione è bloccata nella forma e nella descrizione, l'elemento è solo quanto descritto nella forma che blocca la descrizione. Quando noi alteriamo la percezione, riceviamo sempre fenomeni da quella monade, quegli stessi fenomeni che però inseriti in un diverso contesto percettivo costruiscono una diversa descrizione. Quando noi sentiamo col nostro corpo luminoso, noi percepiamo il corpo luminoso di quanto ci circonda, estraniandolo o comunque variandolo rispetto alla forma descritta dalla ragione ordinaria. Questo è come viene definito come etereo appartenente all'elemento. Il termine monade nei neoplatonici sta a significare essenza dell'energia vitale che diventa consapevole e spinge per la dilatazione. Cioè è il frammento più piccolo di energia vitale che diventa consapevole e che poi si espande. Cioè è la quantità prima, la quantità necessaria. Diciamo che la monade del padre e della madre, intesi come esseri umani della natura, è la prima congiunzione fra l'ovulo e lo spermatozoo. La primissima congiunzione, il primissimo atto di congiunzione, quella fusione di energia, è la monade umana. Da quella monade umana si sviluppa tutto l'essere umano.
per cui è il frammento più piccolo di energia che noi abbiamo. Bene, facciamo l'ultimo allora, è il frammento 63, che è abbastanza breve, tratta in forma convessa. Puntini, puntini. Tutto quanto si percepisce alterando la percezione impone la trasformazione del soggetto. Lo sviluppo del soggetto è lo sviluppo del suo campo luminoso dal quale si dipartono le linee di tensione soggettiva che si legano al mondo. C'è un momento in cui il potere di essere aumenta il corpo luminoso come se fosse una bolla e poi, aumentando il potere di essere, si dipartono da lui tutta una serie di linee di tensione che collegano il soggetto al mondo circostante, legandolo attraverso le predilezioni soggettive all'oggettività che lo circonda. La crescita del potere di essere appare come una bolla e le linee di tensione a loro volta possono apparire come petali. È di forma conca il corpo luminoso dell'essere umano malato di energia vitale stagnata e da quella forma non si dipartono linee di tensione ed egli vive la solitudine dell'essere slegato dal mondo circostante. Egli vive la solitudine e la paura. Quanto lo circonda non gli dà piacere ed egli vive nei ricordi di un passato dove le cose potevano essere e non furono, un passato che gli ha lasciato dei ricordi, che gli ha lasciato dei ricordi su cui pensare, ma il vuoto nel presente. E questo è il significato della percezione in forma convessa. Bene, io qui chiudo gli oracoli caldaici. L'attacco delle zanzare tigre sta arrivando portentoso. Sarà qualche parroco travestito da Tanzania. No. È una battuta, bene, dai. Non commento gli oracoli per oggi, perché è massa faticoso, tanto per essere chiari. No, il problema è questo, che arriviamo a certe sottigliezze all'interno degli oracoli caldaici che dovremmo scrivere dei trattati sulle sottigliezze. Ma se noi scriviamo dei trattati sulle sottigliezze perdiamo di vista il nostro punto d'arrivo. C'è una barzelletta che dice, no? Quando il dito indica la luna, l'imbecille guarda il dito. Il problema è che l'imbecille è quello che guarda il dito, l'imbecille è quello che guarda la luna e si perde di vista la relazione che c'è fra il dito e la luna, cioè che è l'unica cosa veramente importante che c'è. E quello che a noi ci interessa è la relazione fra le cose e i movimenti della vita. Bene. Chiudo qui con gli oracoli caldaici. Dopodiché vi ricordo che alcune persone che mi hanno chiesto degli oracoli caldaici, mi hanno chiesto alcune cosette. Io ogni tanto invio qualcosa, anche se le persone sono interessate. Dopo, se però le persone si grattano la testa e dice «Oh, se io gli chiedo questa roba, questo me la fa pagare 18 milioni, allora mi faccio cosa?» Sono problemi suoi. Cioè, d'altronde io ho inviato tonnellate di materiale che nessuno mi ha mai pagato. Cosa significa questo? Che preferisco inviare del materiale delle persone che sono attente, che gli interessano le cose, che non delle persone che tanto non gliene frega assolutamente niente, o lo usano per i centri di tipo CIRS, esatto, o roba del genere. Va bene, chiudo qui il discorso. Francesco, lascio a te quella segna stampa. No, sei pronto? Sì, cioè, se vuoi posso andare anche via le telefonate, se gli ascoltatori, visto che... No, non do via le telefonate. Non dai via le telefonate? No, bene. Anche perché c'è qualcuno che sta spendendo un sacco di soldi con la SIP. Addirittura? Sì. Poverini, sì. Forse chiederanno l'8 per 1000 anche loro. No, allora, facciamo... partiamo con un po' di... Sì, pronto, se non parto io. Sì, allora partiamo da una così... Io farò una stampa abbastanza così eterogenea, molto varia. Poi Claudio, se vuole intervenire, può intervenire quando vuole, o può dire quello che vuole, insomma, cioè aggiungere qualcosa. Possiamo partire a scatola. Nessun problema. E allora partiamo con una citazione, apriamo le virgolette, fa: la mafia era una società onorata che cercava di difendere i più deboli sostituendosi allo Stato. Chiuse virgolette. Chi ha detto questo? Questo l'ha detto l'ex arcivescovo di Monreale, in Sicilia, testuale. Ah, ma è inquisito per attività mafiosa? Sì, no, ma comunque fa, infatti l'articolo fa, la mafia, pensandoci, non era poi male, il titolo. Comunque lui dichiara, fa, Provenzano appartiene alla vecchia cosa nostra, fa, la mafia era una società onorata che cercava di difendere i più deboli sostituendosi allo Stato. Poi come, logicamente, la Chiesa è una forma di mafia, perché con l'arroganza di pensare o di affermare di difendere i deboli è disposto a schiacciare, ad annullare qualsiasi cosa, è disposto a fare qualsiasi cosa
e soprattutto pur di creare dominio e non infiscandosi completamente delle volontà delle persone. Allora, posso spiegare una cosetta, sì, ai radioascoltatori? Mm. Allora, quando noi usiamo il termine tipo mafia, tipo delinquente, tipo assassino, eccetera, vi ricordo che ci sono vari livelli con cui usare queste espressioni. Esiste il livello giuridico a cui sono preposti magistrati, poliziotti, eccetera. Esiste il livello etico e morale, in cui si può discuterlo all'interno della stessa morale, ed esistono il livello filosofico e morale di una morale diversa. Cioè, se io do a uno del delinquente, non glielo do dal punto di vista giuridico, glielo do dal punto di vista morale. Questo non significa che se il fatto che io dia il delinquente lo denuncio e dire tu sei un delinquente devi andare in galera, no. Io censuro moralmente e accentuo la censura, la censura morale che faccio sottolineandola con un frasario che riesce a recepire all'interno del sistema sociale la gravità di quello che io gli imputo. Per cui se io dico che la Chiesa Cattolica è mafiosa, lo dico dal punto di vista morale, gli dico dal punto di vista dell'atteggiarsi all'interno del punto di vista sociale. Dopodiché, se fatti i magistrati a fare o meno, poi ci sono anche dei concordati, eccetera, quello è un altro discorso, a noi quel discorso non ci interessa. Andiamo avanti. Allora, qual è il tentativo poi di criminalizzare certe volte le idee, di cercare di annientarle, di denigrarle, con caratteristiche molto semplici? Io purtroppo è un dato che ho avuto solo di recente perché riguarda un quotidiano di Roma, che è il Messaggero. Il Messaggero il 30 aprile, e questo Claudio non lo sapeva, che ancora non glielo ho detto, ancora non l'ha visto, ha fatto un inserto speciale, 30 aprile del 98. Ho fatto allora diverse paginette, cominciamo dai vari articoli della prima pagina. Fa, gruppi esoterici satanisti potrebbero fare gesti eclatanti nel 2000 contro Roma nel mirino allarme del Roma nel mirino allarme del Viminale Giubileo a rischio 7. Bene. Articolo successivo. Ecco come si cattura un discepolo, fra virgolette. E ora, contro attenzione che vi catturiamo, eh? Esatto. Contro i rapinatori di anime, niente misure eccezionali. Basta far rispettare le leggi esistenti. L'esperto Vaticano. Monsignor Minuti, sono fanatici, puntano a disgregare la famiglia. Articolo finale, che è bellissimo, fa viaggio nell'esoterismo, dal politeismo alla New Age, ma anche ti e i suoi adepti. Benissimo. Ecco, allora, hanno fatto, alla fine di questi articoli, l'articolo finale dice, fa dal politeismo alla New Age, anche ti ai suoi adepti. Benissimo. Su tutto l'articolo non è una sola volta citato un solo gruppo pagano. L'hanno messo solo nel titolo, soltanto per creare clamore. Questo è il Messaggero del 30 aprile. Cioè, se noi prendiamo questo viaggio che hanno fatto, si parla di comunità messianiche, e i pagani non sono messianici, si parla di profeti, e noi non crediamo nei profeti, si parla di situazioni cristiane che fanno sincretismo, si parla di magia cerimoniale e noi non siamo solo per la magia cerimoniale, benissimo, e qui in mezzo è messo nel titolo il politeismo. Cioè, questa, sì, è una forma, ad esempio, chiaramente di mistificazione. La stessa operazione che sta facendo il Gazzettino, no? Che abbiamo censurata quella volta, è stato uno dei casini che ho col Gazzettino, cioè infatti sono andato giù abbastanza duro quella volta. Cioè il fatto di aver lanciato un allarme satanista su niente, cioè sul fatto di non avere elementi. Perché questo? È perché era l'operazione del CRIS di Treviso, di quei criminali da Beppe Bisetto e tutti gli altri, che stanno tentando di disarticolare le istituzioni, costruendo una situazione di allarme sociale su cose inesistenti. Per fortuna nel giro di un anno tutte queste cose, tutte queste operazioni sono saltate, ci hanno dimostrato il vuoto che c'era dentro. Però il tentativo che è stato fatto inizialmente di far partire una caccia a streghe inesistenti fu pesantissimo, cioè è andato dal nord Italia al sud e ha avuto proprio quell'epilogo sulla storia di Foggia, la cosa più pesante. Io appunto lo dico perché appunto la cosa è non tanto perché gli articoli abbiano una valenza, un significato, ma perché in tutti questi articoli non parlano mai di pagani, non parlano mai di niente, non c'è nulla di riconducibile ai pagani e fanno il titolo col politeismo, cioè che proprio se uno va a leggere, io mi sono letto tutti quanti gli articoli in cui non c'entriamo niente, io mi sono rimasto stupito dal titolo, fa dal politeismo alla New Age, proprio, cioè questo significa chiaramente che non è gente ignorante, conosce benissimo il significato e siccome il termine fa paura, perché chiaramente
parlare di poetismo significa dare alle persone la capacità di comprendere e dire guarda che il mondo è vivo ed è pieno di divinità e anche tu lo puoi vedere e non hai bisogno dei preti, e di conseguenza questo qua diventa pericoloso, perciò è una parola che va associata a qualcosa di dispregiativo. Ma sai la cosa che è successa nelle varie telefonate, nei rapporti che sono sui giornali, no, con le persone? È successo questo: finché loro fanno articoli sui pagani, eccetera, non gliene frega niente. Quando si presenta il pagano e dice tu hai scritto delle cazzate su queste cose e io sono pagano, io sto ricostruendo il paganesimo, allora prendono paura e scappano. Sì. Cioè, tutti i giornalisti scappano davanti. Cioè, finché usano la menzogna gli fa comodo, dopodiché quando dice vabbè adesso che hai usato la menzogna confrontati, scappano. Cioè questa è una vigliaccheria che è in tutti quanti i giornalisti, sì, in tutti i giornali. Ma io difatti poi un'altra cosa che lo prendo come spunto è che l'esperto Vaticano dice fa sono dei fanatici, puntano a disgregare la famiglia, cioè nel senso che il problema suo non è sono le persone. Assolutamente, cioè le persone significanti, l'importante è salvare la famiglia. La famiglia dei ruoli, sì, non degli, esatto, dei non ruoli. Dei ruoli, cioè nel senso che il suo problema non è dire possono essere persone che hanno dei problemi o possono essere delle persone che cercano una loro realizzazione o delle persone curiose. No, non gli frega niente di quello che vuole fare la persona. L'importante è salvare la famiglia, perché dice fa, sono i fanatici, puntano a disgregare la famiglia. Ma dopo questa cosa è anche morta, dopo la sentenza della Corte di Cassazione, sì, ma... quando ha condannato il Cris, Gomiero, Faron e altri, che avevano accusato i testimoni di Geova di essere di rovina famiglie, sì, dopo però, quella condanna è stata presa. Sì, ma al di là del punto di vista legale, quello è significativo, cioè dire a me della persona non ne frega niente. Certo. Cioè tu hai un ruolo, uno schema, che io ho codificato, che loro hanno codificato famiglie in una certa struttura, e tu dentro questo ruolo si devi rimanere. Basta, di quello che tu possa desiderare, di quello che tu voglia, di quello che vorresti fare, di tuoi desideri, non me ne frega niente. Tu hai un ruolo di cosa devi eseguire, tu sei una marionetta, il Dio ha stabilito che il Dio ha stabilito che tu devi procreare, perciò devi essere uno, devi stare lì a procreare, ha stabilito che tu devi essere devoto e devi stare lì a devoto. E da questo punto parte tutto quanto il discorso della pericolosità, perché questa è un'affermazione che qualcuno passa in maniera insignificante, no? È pregnante del valore che loro danno alle persone. Perché io quando penso a qualcuno, non penso al suo ruolo, non penso che possa essere una persona intelligente o stupida, che sia una persona che ha studiato, che non ha studiato, che lavora o non lavora. Guardo cosa costruisce della sua vita. Guardo, per me il valore, l'importanza è quello che lui fa della sua vita, come gestisce la sua vita. Cioè che uno lavori o non lavori, per me è secondario. Cioè se uno si può permettere di non lavorare, mi è indifferente. Se uno decide di non far carriera perché vuole dedicarsi a certi studi, io sono ben contento. Se lui ne è felice e lo fa per la sua esistenza, perché deve fare il carrierista? Perché deve fare lo yuppie? Lo fa per realizzare se stesso. E questo va bene. E io non do giudizio su questo. Io do giudizio su cosa lui vuole fare, su cosa realizza, su come si propone, quali sono i suoi intendimenti. Questo è il metodo di giudizio mio. Non è un metodo di giudizio sociale. Cioè dice no, perché se tu non hai un tal reddito, sei una persona che non vale. Non è vero. La persona vale per quello che vuole realizzare, per quello che fa per realizzarsi. Chiuso il discorso. E il concetto cristiano secondo cui il ruolo sociale che tu hai, qualunque esso sia, è determinato da Dio. Oh, bene. No, è tornato. Allora, scusate un attimo, ma qui è saltato tutti quanti i nostri, i nostri impianti, sono saltati tutti. Dovete avere un attimo di pazienza che ripristiniamo l'uscita. Sì. Vediamo un attimo, scusa un attimo Francesco, un attimo. Sì, se vuoi controllo. No, va bene così. Solo che devo ripartire con la registrazione, devo ripartire. Vai pure. Sì, ecco, ecco. Di conseguenza questo è fondamentale per noi, cioè appunto noi, quello che noi stabiliamo non è tanto una funzione, un comportamento o una logica in cui la persona è inserita. Noi valutiamo sempre la persona quello che è, al di là di quello di dove possa trovarsi, di quello che possa fare, è sempre fondamentale quello che lui ha come suo riferimento. Difatti, questo concetto dell'importanza della persona, io l'abbiamo sempre visto, anche nei dibattiti che facciamo all'interno dell'istituto, una bella contrapposizione, ad esempio, tra quello che è sempre stato il faro del paganesimo, che era Grecia e Roma, e rispetto a quello che può essere il monoteismo. Cioè, se noi andiamo a pensare, tutte quante le parole che definiscono la nostra vita hanno avuto una definizione di tipo mitologico all'interno di realtà pagane o politeiste. Il monoteismo non ha portato nulla. Cioè, quando andiamo a parlare di psiche,
è un concetto che è stato elaborato in Grecia. Quando andiamo a parlare di anima, di tutte quante queste cose, quando andiamo a parlare di archetipo, quando andiamo a parlare dei nostri desideri, del nostro modo di essere, del nostro modo di affermarsi, dei nostri sentimenti, delle nostre visioni del mondo, delle nostre culture, ma anche degli aspetti tecnici, anche degli aspetti materiali, usiamo sempre un riferimento che è un riferimento mitologico che non viene dal monoteismo, che viene dal politeismo. Cosa ha portato il monoteismo? Il monoteismo ha portato il problema del rapporto con Dio, cioè con Dio astratto. Ha portato l'obbligo dell'uomo dell'amore verso Dio, ma necessario, imposto. Cioè, i cristiani dicono sempre, qual è lo scopo del cristiano? Quello di amare Dio. Ma perché io devo amare Dio se questo Dio non fa nulla per me? Cioè, i pagani hanno sempre saputo che se una divinità non ti dà nulla, non ti offre nulla, non ti aiuta in nulla, non ti è utile in nulla, benissimo, tu puoi scegliere una divinità diversa. Hai l'obbligo di farlo. Non è nessun vincolo. Se ti accorgi che una divinità non ti è più favorevole, non è un vincolo di schiavitù. Non è quello che si impone a te. Sei libero e sei liberissimo di farlo. Rispieghiamo ancora un'altra volta il perché noi puntiamo molto sull'aspetto sociale, sì. L'aspetto... Perché alle persone non è chiaro, cioè... noi abbiamo molti fantasmi, ma vi parlerò dei fantasmi nella penultima trasmissione, penultima parte della trasmissione. Noi dobbiamo puntare su questo, perché un pagano vive nella società in cui è nato. Noi siamo degli esseri sociali, cioè per noi la vita è importante la quotidianità, è importante ogni minuto della vita. Noi non siamo una setta che si separa dal sistema sociale, che ci fa le sue cose nascoste, tutto da parte, o ci ritiriamo sul monte. No, noi siamo dei protagonisti della vita civile, ognuno con le proprie tensioni, ognuno col proprio ruolo, ognuno con le proprie voglie, ognuno col proprio fare. E per noi è importantissimo che ogni persona abbia tutte le opportunità possibili, immaginabili, e nessuno gli segui le palle, cioè nessuno gli costruisca degli ostacoli talmente forti da impedirgli lo sviluppo. E in questo momento l'impedimento più grosso è dato da una struttura, sia da una struttura religiosa che quella del monoteismo, quella di emanazione biblica, sia da una struttura emozionale, filosofica, ideologica e morale che deriva sempre dalla Bibbia, dal Dio unico, ma anche da Platone, anche da tutta una serie di speculazioni che sono avvenute nella storia. Rimuovere queste per noi è fondamentale, significa costruire la libertà della vita. Per cui nel nostro sistema religioso pagano, combattere queste cose è il punto centrale. Cioè, senza combattere queste cose noi non possiamo neanche costruire il paganesimo. Esatto. Cioè, non è che noi facciamo queste cose per odio alla Chiesa, noi non ce ne frega niente dell'imbecillità, perché qui sono soltanto imbecillità mascherata. Cioè, è solo un business, come truffare le persone per avere degli interessi, lo sappiamo benissimo questo. Però noi non possiamo costruire nessuna struttura religiosa, nessuna struttura di libertà, se noi non centriamo quello che è l'ostacolo allo sviluppo umano. Guai se noi non facciamo questo. Per cui noi ci sentirete sempre parlare in direzione di questo, perché è fondamentale per la nostra costruzione. Cioè, fondamentale per la costruzione è indicare gli ostacoli che impediscono lo sviluppo umano. E in questo momento gli ostacoli sono questi. Sono feroci, aberranti, della peggior specie che ci siano. Dopodiché noi rispettiamo le leggi, rispettiamo il concordato, rispettiamo tutte le cose, purché vengano fatte nell'ambito delle leggi. Sia chiaro questo. Nell'ambito sociale ognuno ha il diritto di riversare le proprie idee, però sta nostro dovere ostacolare questo e sviluppare le nostre. Questo deve essere chiaro. Noi continueremo sempre in questa direzione. No, ecco, io vorrei agganciarmi a questa frase di Claudio, dando un significato anche diverso. Ci dà la geometria. Allora, da dove viene la geometria? Secondo lo storico Eroto, la necessità di ristabilire i confini dei campi dopo le periodiche inondazioni del Nilo produsse la spinta necessaria all'approfondimento delle nozioni geometriche nell'antico Egitto. Cioè, di fronte a una situazione di necessità talmente forte, talmente grave, non pensarono, il dio Nilo è adirato con noi, cosa potremmo farci per farci perdonare dal dio Nilo? No? Non ha detto, è una maledizione, è una condanna. È un problema. Va bene, dai, due minuti, non di più. Dimmi. Pronto? Sì? Buongiorno a tutti quanti. Mi do una colazione pa il sistema, perché vuoi parlare di pagani. Secondo voi altri, i pagani sono i contadini di una volta, secondo voi altri.
Siccome i contadini lavorano sempre per progresso e per sviluppo, come che dicevo gli altri, è nisa mia dove cavare schei, perché io solo a pensare di produrre, bisogna che sapesse. E allora l'importante è tappare i dati, no? Non andare avanti per dirigere i schei di altri, non c'è poi mia, io tappare i dati, e allora gli spetti non serve niente. Perché gli spetti, io li chiedo quattro contadini per dispersarli, poi migliorarli. Capito il discorso? Ciao, ciao, ciao. Ok, abbiamo sentito Alessandro, con Alessandro apriamo le telefonate. Sì, beh, i pagani non sono solo contadini. I contadini hanno una funzione che può essere anche quella della coltivazione, ma logicamente è nella loro funzione. I pagani sono dappertutto, sono possono fare uomini, qualsiasi cosa. Esatto. Delle cose che fanno donne, bambini, sì, cieco, sì, ma non sono pagani perché fanno un certo lavoro. Non esiste un lavoro per cui se tu sei pagano devi fare quel lavoro. In qualsiasi campo un pagano si può realizzare e si deve realizzare. Non ci sono professioni che sono vietate, che non sono consentite. Quello che noi vogliamo far capire è che è sempre l'animo, l'intenzione, il sentimento della persona che noi discrimina le cose, le separa, le fa capire, ci fa comprendere, ma basta questo, solo questo, io vorrei insistere su questo, cioè sul discorso che è sempre l'uomo che noi facciamo riferimento, al di là di qualsiasi funzione che lui faccia, al di là di qualsiasi lavoro. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo un po' aprire il discorso, visto che voi parlate di paganesimo e di cristianesimo. Sì. Ecco, per me il problema del cristianesimo non dovrebbe neanche esistere il giorno d'oggi. E in quanto, diciamo che il cristianesimo si sta rovinando con la sua stessa dottrina. Nel senso che già Nietzsche nell'Ottocento aveva detto che Dio è morto. Per cui aveva già sollevato un problema di questo genere qua. E quindi diciamo che il discorso del bisogno della conoscenza di Dio in tutte le epoche non è mai stato risolto dall'uomo. E quindi diciamo che la religiosità dell'uomo è un fatto molto molto personale. E da questo punto di vista diciamo ricostruire poi il rapporto dell'uomo col mondo è molto soggettivo. Ecco, io adesso dico queste cose così le butto lì perché naturalmente adesso va bene. Non è che abbia ecco diciamo una costruzione filosofica alle spalle, però diciamo che c'è questo bisogno da parte dell'uomo di riconoscere forse qualcosa di superiore. E la filosofia mi sembra che invece abbia detto che l'uomo debba costruirsi da sé, in questo mondo, in questa dimensione. Noi dobbiamo trovare la nostra dimensione. Vabbè. Ecco, da questo punto di vista, non so se voi lo vedete forse in una dimensione diversa, certo. Un'angolazione diversa. Certo, te lo rispondiamo subito anche. Sì. Ti rispondiamo per adesso o vuoi metterlo giù e ascoltarci per radio? Ma io volevo comunque avere la possibilità di approfondire quel discorso degli oracoli caldeici, perché è una cosa nuova che io non ho mai approfondito. Ma da quando è che mi ascolti? Ma io sono nella zona di Padova. Ma mi ascolti da quanto tempo? Ma è da parecchio tempo, però non la seguo continuamente. Ho capito. Gli oracoli caldeici, sai cosa sono? No, io so della, diciamo che la religione, cioè, diciamo che i fenomeni religiosi partono dall'Oriente. Sì, nascono la culla della religiosità è in Oriente, del buddismo, di tutto quello, ma gli oracoli caldeici non li avevo mai. Gli oracoli caldeici sono un testo fondamentale dei neoplatonici, cioè dell'ultima accademia di Atene. Ecco, allora si rifanno al pensiero di Platone. No, vengono interpretati da Proclo attraverso Platone, attraverso il Parmenide, attraverso il Timeo di Platone. Questo avviene verso gli ultimi. Siamo sul 400 d.C. L'ultima siamo dopo accademia. Cristo. Esatto. 400 d.C. Esatto. Siamo molto distanti allora da. Gli oracoli caldaici, fa conto, vengono scritti all'incirca dal 150 al 200 d.C.
Ho capito, è un lavoro, c'è già una presenza di cristianesimo. Esattamente. C'è già, infatti, Ammonio Sacca, che è il fondatore dell'ultima scuola alessandrina, cioè dei neoplatonici, l'elemento fondamentale, era cristiano che è passato al paganesimo. Ed è il primo che dà il via a questo filone, diciamo così, che è l'ultima accademia. Proclo prende gli oracoli caldaici, che sono delle visioni di stregoni, e le interpreta secondo il modello di Platone, del Parmenide e del Timeo e di altre cose. Ma diciamo che era tutta una filosofia antica della Grecia? No, gli oracoli caldaici sono alterazioni di percezioni siriane, cioè nascono praticamente dalla Siria. Potremmo dire che probabilmente sono legati a un zoroastrismo, cioè ecco, la filosofia del fuoco, sì, ma però non sono Zarathustra, sono un'altra cosa ancora, cioè nascono in sé per sé. Probabilmente può darsi che gli stregoni fossero mitrianici, fossero seguaci, però non si ma sa allora, esattamente. Mi scusi, al di là della Siria abbiamo anche la Persia, e quindi dalla Persia arriviamo... Ma hanno anche delle influenze dagli Avesta, abbiamo tutta una serie di influenze all'interno degli oracoli, però il problema centrale è che gli oracoli caldaici sono la descrizione di visioni di alcuni stregoni. Dopodiché queste visioni... possiamo parlare anche allora di uno sciamanesimo, ad esempio, esatto, non so, esatto. A livello pelle rossa, a livello... Esatto, potremmo parlare di magi, quelli che erano i magi per i caldei, sì, no? Sì, 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 ma erano, tra l'altro, erano anche astronomi, quindi... Esatto, sì. Esatto, infatti citiamo i sette pianeti, li abbiamo citati oggi, insomma. Ma cioè, allora possiamo dire che anche la civiltà egizia fosse influenzata... Allora, ogni paganesimo è influenzato dalla percezione del mondo che lo circonda e parte a percepire il mondo che lo circonda dalla sua cultura. Percependo il mondo che lo circonda, lo trasferisce nella propria cultura, varia la cultura e con quella variazione va a ripercepire il mondo che lo circonda. Cioè sempre questo movimento di traslazione fra la cultura e il percepire la cultura. Soltanto il cristianesimo tronca questa percezione. Ho capito, e poi avete delle tavole su cui sono scritti questi? Gli oracoli caldaici sono pubblicati dalla Burr in edizione tascabile. La sequenza che io uso è una sequenza Burr, è la sequenza che è quella che ha afferrato la mia attenzione e che mi ha permesso di andare a vedere alcune cose che sono descritte in quegli oracoli. Alcune già mi appartenevano e altre sono andate a vedermele. Ecco, se mi facesse una cortesia di ripeterlo per radio, che me lo prendo nota, perché... Di questo non ho mai avuto tempo e possibilità di... È un tascabile Burr, sai i tascabili? Costa 17.000 sì, lire. Sì, ho capito, in edizione economica. Certo. Se mi fa una cortesia di ripeterlo per radio, che dopo io mi prendo nota. D'accordo. La ringrazio. Salve. Ciao. Allora, prima di prendere le telefonate, diciamo questo. Quello che io uso, scusate con le telefonate un attimino, è il tascabile della Burr. Perché? Perché quella sequenza che ha fatto Tonelli è stata quella che ha afferrato la mia attenzione. Cioè, io degli oracoli caldaici non sapevo nemmeno che cazzo fossero, sia chiaro questo. Cioè, io non ho la cultura scolastica per cui ho una visione scolastica delle cose. Io non sapevo nemmeno che cavolo fossero. Ho preso questo, ma mi è successo anche l'altra volta, sì. Ti ricordi per sì. Ciò che porta a diventare eterni? Sì. Ho preso questo libro, ho alterato la percezione al momento stesso in cui l'ho preso in mano e dopo sono andato a studiarmelo. E naturalmente questo libro rispecchia tante visioni che io ho avuto, tante alterazioni di percezione che ho avuto, naturalmente ho detto a questo punto bisogna riscriverlo, bisogna commentarlo, perché... Perché è stata l'ultima sfida che il paganesimo morente ha tirato al cristianesimo. E siccome l'ultima sfida diventa importante, lo stesso vale per Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Anche quello l'ho preso in mano, ha alterato la mia percezione e là ho dovuto, sono fatto un mazzo così un anno. Gli oracoli caldaici, credo sia Tonelli, quello che l'ha tradotto, il traduttore, edizioni Burr, tascabili. Sì. Oracoli caldaici. Vedete con Universale Rizzoli praticamente. Esatto. Sì, ma a parte che poi esistono anche altre edizioni, perciò insomma si trova facilmente, non è un testo di cui è difficile da reperire. Ce ne sono come minimo 3-4 edizioni in commercio di oracoli caldaici. Due cosette sole. Problema dell'esistenza di Dio. L'essere umano ha il problema anche dell'esistenza di Babbo Natale. Cioè, nel senso che se è un problema fantasioso, se è chiaro che il problema fantasioso non viene risolto. Per cui questo problema di applicare la fantasia ai cattolici l'hanno sempre avuto, cioè quello di dimostrare l'esistenza di Dio, risolvere questo problema. È un problema irrisolvibile perché non esiste, però nella sua tentativo di soluzione ha massacrato l'umanità. Questo deve essere il punto.
L'altro discorso che faceva, il bisogno di un qualche cosa di superiore. No, l'essere umano non ha bisogno di qualcosa di superiore, ha bisogno dell'intento, cioè ha bisogno delle tensioni della vita, ha bisogno di attraversare l'esistenza. E il bisogno di qualcosa di superiore è un condizionamento educazionale, cioè imposto ai bambini attraverso la sottomissione. Perché io ce l'ho con lo stupro dei bambini, non tanto per lo stupro in se stesso che fa già schifo in sé, ma perché i bambini vengono costretti a ripetere le preghiere, a mettersi in ginocchio, a pregare, a avere l'aspettativa dell'arrivo di qualcun altro. Questo è lo stupro dei bambini. Naturalmente con questo stupro c'è sempre il bisogno di qualcosa superiore, ma è perché i bambini sono stati stuprati. L'uomo ha bisogno di vivere delle tensioni della vita. Sì, infatti diceva anche Nietzsche che il problema non è tanto quello che affermano i cristiani, diceva fa: nel mondo ci sono troppe persone che predicano la vita eterna, cioè la vita dei cristiani, e quello è il problema, cioè non tanto il Dio dei cristiani che non esiste, ma quanto chi crede in quel Dio, cioè nel senso, e logicamente ponendosi nel credere in quel Dio, crea il problema, cioè proprio crea, perché tende a imporlo. Noi sappiamo benissimo che il Dio creatore dei cristiani non è mai esistito e mai esisterà. Il problema è chi crede nel Dio dei cristiani e di chi fa di tutto per farlo esistere. È lo deficiente. Vabbè, il commento no, era... ma no, questa ormai è abbonata, cioè in effetti io ho degli ascoltatori che sono affezionatissimi, cioè loro mi ascoltano per insultarmi. Ora è il massimo, eh. Sì. Cioè, io penso che sia il massimo successo che una trasmissione possa avere questa. Se avere gli ascoltatori fissi che ti insultano, insomma non ma. Comunque ricordo sempre il numero telefonico che è 049 700 700, e 049 700 888. Io ripeto sempre, beh, quando c'è Francesco magari se volete dare una telefonata ogni tanto, perché se non si sente solo. No, io non è questo, perché normalmente dico sempre di non telefonare, però insomma, visto che i telefoni esistono. No, ecco, io volevo anche aggiungere una buongiorno buongiorno. Io credo che